Il tuo primo dipinto ad olio. Nel video di oggi vedremo come arrivare al tuo primo dipinto ad olio e di tutti i materiali di cui avrai bisogno. Iniziare a dipingere ad olio può sembrare difficile all'inizio ed effettivamente lo è. Però non vi spaventate, perché con la giusta volontà e forza d'animo riuscirete in pochissimo tempo a capire come funziona questa tecnica. La prima cosa di cui avremo bisogno sono i pennelli. Partiamo da quelli in setola. Ci sono due versioni, quelli tondi dalla punta tonda o quelli piatti. Io consiglio di prendere dal 2 all'8. Forse è meglio quelli piatti, se potete anche quelli tondi. Con i pennelli in setola riusciamo a dare il primo strato di pittura, perché non tengono tantissimo colore, quindi nel caso di un primo strato materico riusciamo subito ad essere diretti e decisi sulla tela. Di questi non serve andare nei negozi di belle arti, perché anche le ferramente tra le più grandi possiedono pennelli di qualità. Successivamente poi ci serviranno pennelli pelo di bue. Possiamo trovare versioni a punta, tondi o piatti. In realtà vanno bene anche pennelli sintetici. L'importante è che poi puliate bene sempre i pennelli. Anche di questi io preferisco utilizzare quelli tondi a punta dal 2 all'8. Poi ci sono i sfumini, o comunque pennelli tondi dalla punta tonda, che ci permettono poi di sfumare tra grandi porzioni di colore o piccole porzioni di colore. Ad esempio questo è un 2, questo è un 8. Tra gli sfumini troviamo anche questi, quelli al ventaglio. Questo è un pelo di tasso e questo è un pennello magico, perché muovendolo magari in tutte le direzioni riusciamo a sfumare grandissime porzioni di colore. E infine poi abbiamo i pennelli di precisione, di 0 o 1, ad esempio questi, questo verde sintetico, questi originali pelo di bue, o questi tipo di pennelli dalla Tintoretto. Ad esempio questo è più indicato per acquerello, però in realtà fa il suo sporco lavoro anche nella pittura d'olio. Come sempre, l'importante è pulire i pennelli. Per quanto riguarda i pennelli, io consiglio sempre di investire in questo materiale, perché se tenuti per bene possono durare tutta la vita. Comprati i pennelli, ci serviranno i colori. Qui invece non serve spendere tantissimo, anche perché siamo all'inizio e dobbiamo capire come funziona il colore ad olio. Già i miei di classico sono ottimi e abbastanza economici. La mia tavolozza personale è composta da bianco di titanio, giallo cadmio scuro, giallo ocra, rosso cadmio scuro, terra di siena bruciata e blu oltremare scuro. In più vi consiglio di comprare verde smeraldo e lacca di garanzia, che sono quei colori che utilizziamo per fare le velature, che magari poi vedrete più avanti. Per diluire i nostri colori ci sono tantissimi medium in giro. Per iniziare, ma anche per chi è già a un buon livello, io consiglio l'olio di lino raffinato o l'olio di noci, di papavero, di carta. Questo serve secondo me per mantenere una stabilità chimica e non utilizzare medium completamente diversi, ma anche liquid e gli altri in commercio vanno bene. Avremo bisogno anche di solventi per pulire i nostri pennelli, e potremmo utilizzare solventi agli agrumi, anche se hanno un costo più elevato, o eventualmente acqua ragia o petrolio bianco. Però mi raccomando, in qualsiasi caso utilizzate sempre dispositivi di protezione, guanti, mascherine, e se potete lavorate in uno spazio ventilato, mai chiudervi. Quindi, presi i colori, i pennelli, i solventi e i diluenti, passiamo ai supporti. Quello più comune è questo, la tela. Questa è una tela in cotone. In realtà quelle in commercio già possiedono uno strato di gesso. In caso, io consiglio sempre di dare 2-3 strati di gesso acrilico per rendere la tela più pronta a ricevere il colore è un po' più resistente. E se all'inizio ti conviene comprare tele in cotone e utilizzare il gesso acrilico, sicuramente avrai sentito parlare di tele juta in lino, però quello è un altro discorso e vanno preparate in un modo leggermente diverso. Tra gli altri supporti esiste il cartone telato, economico, e anche questo conviene sempre dare una mano all'imprimitura, come lo stesso vale per il legno. Questo è un pannello di MDF, l'importante è che sia almeno spesso un centimetro, se no potrebbe imbarcarsi. Se invece vogliamo fare degli studi o semplicemente non abbiamo molto spazio per tenere tutti i nostri dipinti, possiamo anche utilizzare della carta per acquerello o del rosaspino. L'importante è che sia di grammatura dei 200 grammi in su. È preparata sempre con del gesso acrilico. Adesso che abbiamo tutti i materiali, avremo bisogno anche di un cavalletto magari per appoggiarci e di una tavolozza. Possiamo affidarci alla solita tavolozza in legno, oppure a una un po' più moderna in vetro, che poi in realtà moderna non è, perché si usava già da tantissimo tempo. Io consiglio quella in vetro perché se il colore dovesse seccarsi basta utilizzare un raschiavetri e si pulisce velocemente. Io posiziono i miei colori sulla tavolozza con questa sequenza: bianco titanio, giallo ocra, giallo cadmio, rosso cadmio scuro, terra di siena bruciata e blu oltremare. Iniziamo a realizzare il nostro dipinto. Possiamo scegliere se già partire dipingendo, possiamo realizzare un disegno direttamente su tela che poi andremo a fissare.
o realizzare un disegno preparatorio che poi andremo a riportare sulla tela. Sul canale potete trovare diversi video su come riportare il disegno sulla tela. Fatto questo, il mio consiglio solitamente è quello di creare un underpainting, una struttura. Potremmo già dipingere alla prima e poi ritornarci una seconda volta o dare uno strato di terra di siena per andare a stabilire le masse del nostro soggetto. Tra uno strato e l'altro conviene sempre dare un piccolo strato di olio di vino per permettere al pennello di scivolare. Non vi nego che sarebbe stato bello durante questo video realizzare un dipinto, però non è semplice coordinare tutto quanto. Però dalle ispezioni dei video che sto mettendo spero che si capisca. Dato il primo strato poi è lasciato asciugare, passiamo con il primo strato di colore. Qui adesso andiamo semplicemente a riempire il soggetto e quindi andare a posizionare, come vediamo, la zona in ombra, il tono intermedio e il luce. Questo underpainting che abbiamo fatto con la tela di siena possiamo anche farlo in bianco e nero, e realizzata la grisaglia poi potreste procedere a velature, e quindi una prima velatura in cui andate a posizionare tutti quanti i colori e una finale. Invece se decidete di procedere con la tela di siena, vi lascio qui la guida al ritratto in cui vi spiego tutto questo procedimento, ma detto molto velocemente andiamo a posizionare adesso tutti i colori. Lasciamo asciugare e poi ci andremo a ritornare un'ultima volta. Naturalmente è molto difficile terminare un dipinto in 2-3 strati, però se dovessimo riassumere in macro sezioni il disegno, l'underpainting, quindi la base della pittura, è la parte finale. Nella parte finale quindi andremo a definire tutti quanti i dettagli, le forme, i punti di luce, e lasceremo asciugare il nostro dipinto per 6 mesi. Dopodiché potremo andare a verniciare il dipinto utilizzando una vernice. Esistono diverse sintetiche, io preferisco la vernice Damar, questa è dell'Iridron, l'ho pagata 30 euro, però ho praticamente un litro che non mi finisce mai. Dando semplicemente uno strato di vernice, nel giro di 1-2 giorni il nostro dipinto è protetto, è pronto per essere esposto. Tutti questi riferimenti lascerò i tutorial qui in descrizione, dove voi potrete andare a consultare i miei video e magari capire come procedere. Se avete domande lasciatemi un commento qui sotto, e se vorreste vedere un video su come realizzare il vostro primo dipinto ad olio in cui io mi metto all'opera e realizziamo assieme un dipinto, lasciatemi un commento qui sotto, qualcosa, una guida per principianti. Grazie se avete visto tutto il video, ti chiedo di lasciare un mi piace, un commento per condividere la tua opinione. Se hai le prime armi, quali sono le domande, lasciami una domanda qui sotto. Se sei già più avanti, qual è stato il tuo metodo, il primo approccio alla pittura d'olio, ti chiedo di condividere il video e di iscriverti al canale per allargare questa compagnia d'arte che stiamo cercando di costruire qui su YouTube. Grazie se ti hai visto tutto il video, arrivederci.